Il personaggio di Grier, insomma, è un personaggio romantico, come i personaggi del Seicento, è un personaggio, un cavaliere innamorato, come tutti i romanzi di Dumas, insomma, questo è un po' personaggio che va alla ricerca, sicuramente uno studente abbastanza acculturato, che si innamora immediatamente a quel famoso colpo di fulmine quando vede questa ragazza innocente. E la genialità di questo di Puccini è proprio avere stravolto, diciamo, nella trama e aver creato proprio questa tragedia e avere tolto un po' i fronzoli della musica francese. Infatti il paragone con la Manon di Massenet calza benissimo, perché a Manon di Massenet vediamo il passaggio quando lui va in convento e la seduzione, eccetera, che è meraviglioso quel passaggio musicale. Puccini va sull'essenziale, a Puccini contano veramente l'essenzialità e andare sul contenuto, andare proprio al cuore. Quindi il personaggio è un personaggio che cresce, il mio personaggio è un personaggio che cresce dal giovane ragazzo studente innamorato e palpitante a un uomo sicuramente che nel secondo atto diventa quasi feroce, diventa quasi ingestibile nel secondo atto. Nel terzo atto ritorna alla fragilità di quest'uomo, dove per amore di questa donna che sta per essere deportata negli Stati Uniti come prostituta, si prostra e si vende vende proprio la propria dignità, il proprio io, il proprio ego per amore. È un grandissimo atto di amore di quest'uomo, grande musica di Puccini. E poi ovviamente abbiamo l'ultimo atto, che è il climax, l'apoteosi musicale di questa opera. Dell'Accademia in agosto. Sì, la fondazione nasce negli Stati Uniti nel 2010, è una fondazione che ha avuto lo scopo di aiutare per i primi anni tutti i ragazzi che avevano bisogno di essere aiutati appunto, nel mentoraggio, nell'essere presentati dei teatri, a degli agenti, anche se avevano un bisogno, un sostegno economico, se magari per fortuna non avevano la possibilità di comprare uno smoking o un abito da sera per le donne, la fondazione lo fa ancora oggi. Il passaggio successivo è stato poi la creazione del concorso di canto, che ad oggi ha due edizioni, l'edizione americana un anno e poi l'edizione italiana. Siamo già al quinto anno, ma diciamo che poi alla fine sono 10 edizioni perché ne facciamo il doppio doppio. E nel 2015 o 14, non ricordo esattamente, ho fondato l'Accademia Musicale a Brucoli, la IAP, dove è un'accademia che ha una visione un pochino più larga, con discipline musicali molto più larghe, con una didattica molto più lunga, e quindi, dicevo, con delle didattiche strumentali e vocali, che coprono un po' tutte le discipline. Veramente è una delle opere più importanti. Siamo veramente molto convinti di aver fatto bene questa scelta come Teatro Massimo Bellini, di inserirla nel cartellone 2017, sulla scia
proprio del personaggio femminile che già nel 2016 ha tracciato un fil rouge importantissimo con la Sonnambula, con Norma, e che quest'anno ha riaperto con La straniera di Vincenzo Bellini. Ecco, Manon Lescaut è la figura di una donna particolare, una donna che viene amata nonostante tutto e che nella cultura dell'Ottocento ha rappresentato veramente una linea di demarcazione, un personaggio veramente interessante e formidabile. Noi riteniamo che ci sia una straordinaria attualità nel messaggio pucciniano e che le scelte registiche e il grande cast che abbiamo messo in campo, cominciando dal grandissimo tenore Marcello Giordani, possa veramente riproporre non solo al grande pubblico dei melomani ma anche ai giovani l'opera come qualcosa di attuale, di ricco, che ci può ancora dare elementi forti di emozione ma anche di riflessione sulla vita quotidiana. Poi un allestimento molto tradizionale con le scene dipinte, come lo spirito, no? Un allestimento tradizionale in questo caso, ma con degli elementi di forte innovazione, e questo lo vedranno gli spettatori, aspetteremo il loro giudizio. Però voglio dire che anche in questo caso abbiamo fatto una scelta molto moderna, quella della collaborazione con altri enti. In questo caso l'allestimento è in coproduzione col Teatro Massimo di Palermo, perché intendiamo proseguire questa linea per abbattere i costi e per proporre comunque il meglio di quanto viene fatto al pubblico catanese.